Siamo a Prode Cenci, a Valdobbiadene, si corre la sesta prova valida per il campionato Veneto Rally, specialità in mountain bike. Insistiamo su questa disciplina, anche se molti non hanno condiviso l'attenzione che abbiamo voluto dedicare. Riteniamo invece che sia un altro aspetto del ciclismo meritevole della giusta risonanza. Walter Fraccaro, responsabile della provincia di Vicenza per quanto riguarda il settore mountain bike, è uno dei suoi più accesi sostenitori. Con lui Carlo Lamonato, responsabile del mountain bike della provincia di Treviso, che oggi per dovere di ospitalità è infatti uno dei membri della società ciclistica Valdobbiadene Mionetto Spumanti, non gareggiava. Siamo proprio con le immagini sui numeri alti, quelli cioè che partono per ultimi ma sono alti nella classifica. Partito Alessandro Migliorini, numero 86, preceduto da Giorgio Garofoli, quindi come abbiamo intravisto Walter Fraccaro, adesso col numero 87 un altro top biker, si tratta niente po' di meno di Giancarlo Bedin, che abbiamo già conosciuto nella gara di Sovizzo. Guardate il passo di questo corridore in salita, poi diciamo se non corrono anche questi. Velocemente adesso vogliamo dare il ragguaglio mentre sta partendo Umberto Carraro, altro dei forti in questa specialità, su quelle che sono un po' i punti di riferimento di questa prova. Allora, il primo che abbiamo visto, una fettuccina con 5-6 ritagli, laddove a diverse posizioni del tracciato i responsabili della corsa devono segnalare il passaggio dei corridori. L'altro è appunto quello di interpretare bene le note. Qui Carraro, senza dubbio uno dei più esperti, sbaglia come tutti. Altro momento dunque la capacità di interpretare le note e poi quella di saper correre, ovviamente più forte degli altri. Ecco al passaggio dei giudici, siamo ad un punto cronometrico. Ovviamente gli atleti alla fine devono far vedere ai giudici di gara che sono passati in tutti i punti prestabiliti. Un altro aspetto importantissimo ovviamente è la velocità, ovvero avere anche la capacità delle gambe. Qui il numero 73 fa vedere chiaramente che alla fine per arrivare davanti bisogna proprio anche correre forte. Si trattava di Davis Tosin, che superava un concorrente decisamente più in ritardo. Altro punto è quello di saper scegliere le note con destrezza. Siamo ad un quadrivio, si può dire, molti sono decisi nel girare a sinistra, qualcun altro invece perde tempo. Sono queste senza dubbio le caratteristiche di questo sport, che affina quindi doti atletiche a capacità interpretative delle note. Ma sentiamo i protagonisti. Che è bello fare rally mountain bike? Beh, è bello perché la strada non si sa prima, per cui non è necessario correre come dei deficienti e se, bisogna saper leggere il roadbook e quindi saperci destreggiare nel trovare la strada. Entriamo un po' nello specifico, sei arrivata prima, da quanto sentiamo sei una delle più forti, c'è un po' di antagonismo anche tra di voi, diciamo, nell'ambito di questo circus del mountain bike a livello di rally? Beh, le donne siamo in poche, quindi forse antagonismo no, ci si conosce, ci si eventualmente anche aiuta un attimo. Ecco, allora sentiamo Jessica, oggi tra l'altro Jessica Mezzaluna, bravissima dobbiamo dire, al di là del fatto che sia arrivata un po' tardi, però la caparbietà è stata una dimostrazione ulteriore della volontà, diciamo, di questa ragazza. C'è antagonismo secondo te, Jessica? Lo chiedevamo prima qui a Maria Giovanna, con che spirito tra di voi ragazze vi confrontate in questa specialità? Lo chiede la persona sbagliata, guarda, io parto col sorriso, torno col sorriso, più che altro parlo quando siamo in gara, quindi cioè, io rido e basta, quindi siamo a posto. Ecco, allora il fascino per Jessica di questa specialità, perché tra tante cose l'hai scelta? Io diciamo che è una cosa diversa dal cross country, cross country parti, tiri, devi per forza, qua diverso, più simpatico, io mi diverto di più.
E adesso veniamo ai protagonisti, eccoli di seguito nelle nostre interviste. Alessandro Migliorini, oggi si riconferma il Cipollini del rallismo in mountain bike. Lo abbiamo conosciuto e lo abbiamo subito etichettato in questo modo, ma al di là della validità, diciamo, estetica, oggi si ripropone anche come un forte biker. Ecco, una battuta sulla gara. Ti è piaciuto innanzitutto poi dare una soluzione, se così possiamo dire, all'amico Carlo Lamonato, che è stato un po' il deus ex machina di questa giornata? Ma diciamo che è grandissimo il percorso, duro anche per colpa delle condizioni atmosferiche, insomma, però ho segnato bene, insomma, bastava stare un po' attenti in discesa e si finiva tranquillamente. Ecco Alessandro, tu come altri, anche come Garofani, che adesso andremo a conoscere e ad interloquire, perché tra le tante specialità hai deciso di scegliere il rally, pur essendo uno che mena, diciamo? Ma il rally l'ho scoperto l'anno scorso, ho fatto le prime gare, diciamo che la prima l'ho fatta malissimo, sono arrivato 19°. Dopo ho detto ne faccio un'altra per provare, sono arrivato 4°, allora insomma è una gara che ti dà stimoli, insomma, perché nei cross country normali devi allenarti, tutti menano un casino, qua basta che ti alleni un po', insomma hai più soddisfazione. Giorgio Garofani, grande protagonista, dobbiamo ricordare, a Sovizio, vincitore e un esperto di questa specialità. Oggi invece 4°, entriamo subito nel merito della cronaca, perché questa posizione che vediamo dalla tua faccia non ti soddisfa molto? Oggi sono partito abbastanza forte, sulla prima salita ci hanno dato molto, siamo arrivati sulla prima discesa che era quella brutta, molto tecnica, e ho spaccato la valvola della camera d'aria, non ho bucato, ho spaccato la valvola della camera d'aria che non riuscivo più a tirare fuori, ho dovuto con un cacciavite e un sasso mettermi lì e martellare all'interno del cerchio in modo da far uscire la camera d'aria, in modo da poterla cambiare, e niente, ho perso, sono stato 12 minuti lì fermo, mi hanno passato Migliorini, Carraro e tutto, poi ho fatto la gara con Carraro, l'ho staccato alla fine, ma niente, ormai la gara era andata. Ecco, per chi ci segue, buon intenditore, poche parole, si può capire chiaramente che questi 12 minuti alla fine hanno contato molto nel risultato finale. Ecco, Giorgio, hai scelto anche tu il rally e da quello che dobbiamo capire, al di là del risultato di oggi, ti soddisfa molto. Puoi dare qualche consiglio, allora, visto che sei indubbiamente tra i più forti, a quanti ci seguono, di più di un motivo per scegliere questa specialità? Beh, rally è meno esasperato dal punto di vista agonistico, nel senso che possono partire tutti, basta che uno si metta al suo ritmo, riesce a finire la gara, è molto a contatto con la natura, a differenza del cross country che devi sempre cercare di stare attaccato a quello davanti, così qua vai al tuo ritmo e ti diverti. Dopo, naturalmente, all'interno della gara ci sono le sfide come contro me, Alessandro, Migliorini, e bisogna pedalare, per vincere bisogna pedalare indubbiamente, però è molto più individuale il discorso, è molto più bello, dà più soddisfazione, secondo me. Si può dire che oltre le gambe ci vuole anche un po' di cervello, ci vuole, sì, cioè quando fai un rally devi essere sulla strada giusta, puoi avere anche le gambe ma devi essere sulla strada giusta, dopo la differenza la fanno le gambe, perché quelli che vincono sono tutti capaci di navigare più o meno, però per vincere ci vogliono le gambe. E diamo adesso un'occhiata alla situazione del campionato Veneto Rally Mountain Bike relative classifiche per le donne. In testa Maria Giovanna Bambini, che ha già vinto con una gara d'anticipo la maglia rossa. Per la categoria di 1, stessa situazione per Francesco Scalco, per il senior altrettanto per Alessandro Migliorini, che batte Giorgio Garofoli. Per il senior 2, Giancarlo Bedin si impone a Stefano Pasin, già con una prova di anticipo. Per i veterani 1, stessa situazione per Umberto Carraro, che vince davanti a Leonardo Spiazzi. Per i veterani 2 invece ancora incertezza, Giorgio Professione se la dovere vedere con Paolo Bonicci. Per quanto riguarda il segno 2, da segnalare una nota a margine, dopo 2 anni di vittoria di Walter Fraccaro 93-94, quest'anno si impone Giancarlo Bedin, per la felicità di nonno Angelo, sono infatti cugini.